Esco di casa in questo momento, il giorno 20 agosto 2018. Dove vado? Sono qua nella Val Camonica. Ogni giorno cambio valle, ogni sera cambio casa. C'è un tempo strano qua. È strano questo tempo, sole, pioggia, vento, nubi particolari in Val Camonica, provincia di Brescia. Ma io apro qua, vado fuori a vedere i lavori del treno, li chiudo qui. E vado fuori, sono qua da solo, in questa villa, da solo, al breakfast di Capodiponte non c'è nessuno. Ma perché questo paese è così abbandonato dalla Lombardia? È un punto di domanda che mi faccio. Forse per colpa degli scavi rupestri che hanno trovato. La gente forse non vuole sapere il passato, vive solo di presente. Ma eppure il mondo continua attraverso la storia, attraverso quello che è già successo, quello che è capitato prima, il senso di rinnovazione. Ogni anno apro cancello qua. Apro io, lo richiudo e vado a fotografare una cosa che mi ha interessato. I binari. Io i binari del treno li ho visti sempre senza parallelo e rettilineo. Ora, con questi lavori in corso, hanno chiuso il treno fino a Capodiponte. Per la prima volta vedi i binari del treno disposti non paralleli, in questo modo. Ma pensate che lavoro c'è da parte degli operai, delle macchine, per fare la ferrovia. La prima volta che vedo questi binari fuori dal senso di binario unico del treno. E mi hanno esterrefatto, stupito e immaginato che la vita può correre anche senza un binario.